Mister, un primo tempo molto difficile per il Cotronei. Ha trovato abbastanza difficoltà una squadra che non è riuscita quasi a tirare in porta. Poi nel secondo tempo un risveglio della squadra e un gioco che si è espresso nel migliore dei modi anche con l'ingresso di Carbone in campo. Guarda, purtroppo abbiamo affrontato il primo tempo non tanto nei nostri demeriti. Io do molto meriti all'Ocri che ci ha pressato dappertutto e è riuscito a non farci giocare, a non dare dei riferimenti. Il secondo tempo si sono abbassati un po', non potevano tenere quel ritmo che hanno avuto il primo tempo e noi ci siamo espressi come sempre abbiamo fatto. Io credo che il secondo tempo nel nostro miglior momento abbiamo subito il gol. Se oggi, soprattutto il secondo tempo, avessimo pareggiato la gara, credo non si sarebbe creata lo scandalo. Però la forza di una squadra sono anche i singoli. E oggi è uscito fuori qualche singolo dell'Ocri. Una squadra, appunto quella dell'Ocri, che può contare di molte individualità. Uno fra questi è Ruggero, che vi ha messo in difficoltà, soprattutto come è nato il secondo gol dell'Ocri. Ha rimproverato anche i suoi per quell'azione. Sì, perché si sono abbassati troppo, siamo in area di rigore, invece di prendere il riferimento siamo scappati dietro e abbiamo lasciato lo spazio a Carbone per poter prendere la mira e far gol. Lì bisogna attaccare l'avversario e non scappare. Pazienza, a questo punto faccio i complimenti all'Ocri e noi il nostro campionato sicuramente lo stiamo portando avanti nel migliore dei modi. Faremo ancora domenica, affronteremo un'altra squadra come il Siderno, ci prepareremo questa settimana e sono convinto che nei primi posti noi potremmo starci. Eccoci qua con il mister Quattroni. Mister, ora i punti sono 48. Alla luce anche dello scontro tra Castrovillari e Siderno, quanto pesa questa vittoria per il Locri? Pesa a prescindere, perché comunque noi dobbiamo andare per la nostra strada. Chiaro che adesso cominceranno anche gli altri a scontrarsi tra di loro e qualcuno dovrà necessariamente perdere qualche punto. Noi speriamo di continuare sempre così a fare quello che stiamo facendo e oggi era una partita importante perché sapevamo di trovare un Cotronei molto molto determinato, perché chiaramente una sconfitta qui per loro probabilmente avrebbe voluto dire magari come dire, abbandonare un po' i sogni di gloria, quindi sapevamo di trovare una squadra molto determinata, però abbiamo affrontato la partita nella maniera corretta e così come l'avevamo preparata. Adesso aspettiamo, insomma, stiamo a guardare quello che succede, ma con grande tranquillità, perché non è quello che noi siamo abituati a fare. Noi cerchiamo solo di andare per la nostra strada.